Ciao a tutti, eccoci al terzo episodio di No Edit e anche alla terza e ultima parte di Parto in casa, il racconto di Stephen King contenuto nell'antologia Il libro dei morti viventi. Io sono sempre davanti al mio fido caminetto, il fuoco è quasi spento, ma c'è ancora diversa brace che riesce a regalarmi un po' di calore. E poi ho sempre Dobby in braccio, che non è poco, che è un cane che fa molto caldo, vero piccolo, vero piccolino. Lo so che vi starete chiedendo cosa sto facendo, lo sto semplicemente accarezzando con la mano che fa vibrare la sua testolina. A tal proposito, fatemi sapere se preferireste questo format sempre così, sotto forma di audio racconto, o se vi farebbe anche piacere avere la versione video, sempre di me che racconto, però in quel modo potreste vedere anche cosa faccio mentre racconto. Non preoccupatevi, non mi metto le dita nel naso. Ma ora vi ho anche annoiato troppo e iniziamo con la terza e ultima parte di Parto in casa. Passando sei giorni e sei notti e le sentinelle appostate intorno al cimitero incominciavano a sentirsi un po' degli idioti. Non so se sto montando di guardia o se mi prendo per il culo da solo, disse un pomeriggio Orrin Campbell, mentre una dozzina di uomini sorvegliava un piccolo cimitero dove il fatto più eccitante era un bruco che tesseva un bozzolo, sotto lo sguardo di un ragno in attesa di balzargli addosso. Quando finalmente accadde, e quando accadde, fu una cosa maledettamente rapida. Dave raccontò a Maddie di aver udito un suono simile al gemito del vento nel camino in una notte tempestosa, e poi la pietra tombale che segnava il luogo dell'ultimo riposo del figlio del signor Fournier, il povero Michael, morto di leucemia a 17 anni. Un brutto colpo, certo, visto che era figlio unico e loro erano due persone così gentili. Si era rovesciata. Poi una mano rosicchiata con un anello muschioso della Yarmouth Academy era sbucata dal terreno, spuntando fra l'erba spessa. Il dito medio si era lacerato durante la risalita. Il terreno si era gonfiato come la pancia di una donna incinta che si preparasse a sfornare il suo piccolo, aveva quasi detto Dave, ma ci aveva ripensato appena in tempo. Beh, come una grossa onda diretta verso una piccola insenatura. E poi il ragazzo si era messo a sedere sbucando dalla terra. Solo che non c'era più molto da riconoscere dopo quasi 2 anni passati là sotto. C'erano pezzetti di legno ancora attaccati al corpo, disse Dave, e frammenti di stoffa blu. Un esame successivo dimostrò che erano frammenti di raso strappati dall'imbottitura della bara nella quale il ragazzo era stato sepolto. Cristo benedetto, meno male che Richie Fournier non era qui a guardare, aveva detto Bill Pulsifer più tardi, e tutti avevano annuito con le gambe ancora tremanti, molti ancora intenti ad asciugarsi la bocca perché quasi tutti avevano vomitato prima o poi durante quell'infernale mezz'ora. Queste non erano cose che Dave Emmons poteva raccontare a Maddie, ma Maddie immaginò più cose di quanto Dave sospettasse che lei poteva immaginare. Le fucilate avevano ridotto a brandelli Michael Fournier prima che fosse in grado di fare altro che mettersi a sedere. Altri colpi, esplosi sotto la spinta del panico, scheggiarono la sua lapide di marmo e fu un autentico miracolo se qualcuno su un lato non impiombò qualcuno sul lato opposto, ma tutto sommato ebbero fortuna. Il giorno dopo, Bud Mitcham si scoprì un buco nella manica della giacca, ma preferì pensare che poteva essere stata una spina. C'erano macchie di rovi sul suo lato del cimitero. Forse era stato proprio quello, anche se i segni nerastri intorno al foro gli fecero nascere il sospetto che doveva essere stata una spina di grosso calibro. Il ragazzo di Fournier era ricaduto all'indietro,
con quasi tutto il corpo immobile e solo alcune parti che ancora si contorcevano. Ma ormai l'intero cimitero sembrava un mare increspato, come se un terremoto lo scuotesse, ma solo in quella zona e da nessun'altra parte. Questo era accaduto un'ora prima del calare del sole. Bart Dorfman aveva collegato una sirena a una batteria da trattore e Bob Daggett pigiò sull'interruttore. Nel giro di una ventina di minuti, quasi tutti gli uomini del paese erano accorsi al cimitero. E questa fu una vera fortuna, perché alcuni morti riuscirono quasi a filarsela indisturbati. Il vecchio Frank Daggett, in anticipo di 2 ore sull'attacco cardiaco che lo avrebbe fulminato quando ormai era tutto finito e la luna si era levata, dispose gli uomini su 2 file disposte ad angolo per evitare che si sparassero addosso a vicenda. E per gli ultimi 10 minuti il camposanto di Jenny Island risuonò di spari come il campo di battaglia di Bull Run. Alla fine dell'ostilità, il fumo della polvere era talmente fitto da far tossire gli uomini. Nessuno vomitò più, perché nessuno aveva più niente da vomitare. L'odore acido del vomito era quasi più forte dell'odore della polvere da sparo. Era anche più penetrante e resistente. Eppure alcuni di loro continuavano a dimenarsi e a contorcersi come serpenti con la schiena spezzata, quelli più freschi in massima parte. Bart, disse Frank Daggett, hai qui le motoseghe? Le ho qui, disse Bart, e poi un lungo suono sibilante gli uscì dalle labbra, come di una cicala che si scavasse una strada nella corteccia di un albero, mentre un conato di vomito gli torceva inutilmente lo stomaco. Non riusciva a staccare gli occhi dai cadaveri striscianti, dalle lapidi rovesciate, dai pozzi spalancati che avevano eruttato i morti. Sul camioncino! Le hai rifornite? Sul cranio consunto e calvo di Frank spiccavano in rilievo vene bluastre. Sì! Bart si coprì la bocca con una mano. Mi dispiace! Vomita quanto ti pare, ma intanto porta qui le seghe! E tu! L'ultimo tu era il suo bisnipote Bob. Non posso, zio Frank! Disse nauseato Bob. Si guardò intorno e vide almeno una ventina di uomini stesi fra l'erba alta. Erano svenuti. Quasi tutti avevano visto dei parenti spuntare dal terreno. Buck Harkness, che adesso era riverso sotto un pioppo, aveva preso parte al fuoco incrociato che aveva fatto a pezzi la sua defunta moglie. Poi aveva perso i sensi quando il cervello putrefatto della consorte era esploso dalla nuca in un'orribile nube grigiastra. Non posso, non. La mano di Frank, contratta dall'artrite ma dura come una pietra, lo aveva colpito al viso. Tu puoi farlo e lo farai, piccolo! Bob si unì agli altri uomini. Frank Daggett li osservò e, torvo, si massaggiò il petto. Ero lì vicino quando Frank ha parlato a Bob, raccontò Dave a Maddie. Non era certo di fare bene a raccontarle quel genere di cose, con Maddie ormai a metà strada per partorire, ma era rimasto troppo impressionato dal coraggio cupo e pacato del vecchio per trattenersi. È stato dopo, capisci, dopo aver fatto pulizia. Maddie si limitò ad annuire. Se non vuoi sentire queste cose, la smetto subito, Maddie. Voglio sentirle, disse lei, serena. E Dave le lanciò una rapida occhiata incuriosita, ma lei aveva già distolto gli occhi prima che lui potesse scorgervi il suo segreto. Dave non conosceva il segreto, perché nessuno a Jenny Island lo conosceva. Era così che Maddie aveva voluto, e così voleva che continuasse a essere. C'era stato un periodo in cui, nel buio cupo dello shock iniziale, lei aveva soltanto finto di cavarsela. Ma poi era accaduto qualcosa che l'aveva costretta a cavarsela sul serio. 4 giorni prima che il cimitero dell'isola vomitasse i suoi morti, Maddie Pace si era trovata a dover fronteggiare una semplice scelta: cavarsela o morire. Se ne stava seduta nel soggiorno,
a bere un bicchiere del vino di mirtilli che lei e Jack avevano distillato l'agosto dell'anno prima. Un periodo che ormai appariva incredibilmente lontano, e a fare qualcosa di talmente banale da apparire ridicolo: sferruzzare a maglia preparando il corredino. Era già la seconda scarapina di lana quella sera, ma cos'altro le restava da fare? Sembrava che nessuno avesse intenzione di raggiungere qualche centro commerciale sulla terraferma ancora per chissà quanto tempo. Qualcosa aveva picchiato contro la finestra. Un pipistrello, pensò lei, sollevando gli occhi. Tuttavia i ferri si fermarono fra le sue dita. Sembrava che qualcosa si muovesse là, fuori nell'oscurità spazzata dal vento. La lampada a petrolio aveva lo stoppino troppo alto e provocava troppi riflessi sui vetri perché lei potesse esserne certa. Lei si alzò per abbassare lo stoppino e udì un altro colpo alla finestra. Questa volta i vetri tremarono e qualche frammento di stucco secco cadde sul davanzale. Jack aveva progettato di stuccare di nuovo tutte le finestre quell'autunno, pensò lei stupidamente, e poi un altro pensiero le guizzò nel cervello. Forse è tornato per questo, perché quello era Jack. Lei lo sapeva. Prima di Jack, a Jenny Island, non era più annegato nessuno da quasi 3 anni. Qualunque cosa li obbligasse a ritornare, sembrava incapace di rianimare ciò che restava dei corpi precedenti. Ma Jack... Jack era ancora fresco. Restò seduta, calma, la testa chinata da un lato, il lavoro a maglia ancora fra le mani, una scarpina di lana rosa. Ne aveva già preparato un paio azzurro. All'improvviso le sembrò di udire troppe cose. Il vento, il debole tuonare delle ondate sul Cricket's Ledge, i fievoli scricchioli della casa, come se fosse una donna anziana che si stesse sistemando più comoda sul letto. Il ticchettio dell'orologio nell'ingresso. Era Jack. Lei lo sapeva. «Jack!» disse, e la finestra esplose verso l'interno per lasciare entrare qualcosa, che non era davvero Jack, ma uno scheletro, con pochi brandelli di carne penzolanti addosso. Aveva ancora la bussola intorno al collo, ma adesso era verdastra e con una barba di alghe. Il vento risucchiò fuori le tendine come una nube bianca, mentre lui sul pavimento si sollevava sulle mani e sulle ginocchia, fissandola con orbite nere dove erano cresciuti piccoli molluschi. Emetteva suoni confusi. La bocca scarnificata si aprì e i denti si richiusero di scatto. Era affamato, ma stavolta i taglioli nel pollo non sarebbero bastati, nemmeno quelli che vendevano in scatola. Oltre le occhiaie vuote incrostate di cirripedi, si intravedeva una sostanza grigia e Maddie capì che stava guardando ciò che restava del cervello di Jack. Rimase seduta dov'era, impietrita, mentre lui si alzava e si avvicinava, lasciando nere impronte fangose sul tappeto, le dita naspanti. Puzzava di salmastro e di abisso, le sue mani si sollevarono, i denti continuavano a schioccare su e giù meccanicamente. Maddie vide che indossava i resti della camicia scozzese rossa e nera che lei gli aveva comprato da L.L. Bean il Natale prima. Era costata una fortuna, ma lui aveva continuato a ripetere che era molto calda, che anche dopo tanti bucati era ancora come nuova, e perfino dopo essere rimasta così a lungo in fondo al mare, in effetti. Le gelide ragnatele di ossa che erano tutto ciò che rimaneva delle sue dita le sfiorarono la gola appena prima che il bambino le scalciasse nel ventre per la prima volta. E solo in quel momento l'orrore che lei aveva scambiato per calma l'abbandonò, lasciandola libera di conficcare un ferro da calza in un occhio della creatura. Lanciando orribili suoni gorgoglianti, simili al risucchio di una pompa con le guarnizioni rotte, la cosa barcollò all'indietro, artigliando il ferro, con la scarpina rosa incompleta che ballonzolava davanti alla cavità che un tempo era stato il suo naso.
Maddy vide una lumaca di mare uscire, strisciando da quella cavità e scivolare sulla scarpina, lasciandosi dietro una scia bavosa. Jack si rovesciò sopra il tavolino che lei aveva comprato a una svendita poco dopo il matrimonio. Maddy non era riuscita a prendere una decisione. Si era tormentata lo spasimo finché Jack le aveva detto che o lo comprava per il loro soggiorno oppure lui avrebbe offerto il doppio del prezzo chiesto per quel dannato mobile della vecchia gallina che conduceva la vendita e poi a casa lo avrebbe ridotto a legna per il camino con l... La creatura cadde sul pavimento e ci fu un rumore secco, scricchiolante, quando la sua forma fragile e concitata si spezzò in due. La mano destra strappò dall'orbita il ferro da calza, sporco di tessuto cerebrale putrefatto, e lo scagliò da un lato. Poi la sua metà superiore cominciò a strisciare verso di lei. I denti erano serrati con espressione quasi caparbia. Maddy pensò che stesse cercando di sogghignare. Poi il bambino le mollò un altro calcio e lei pensò: «Compralo, Maddy. Cristo benedetto, sono stufo. Voglio andare a casa a cenare. Se lo vuoi, compralo, altrimenti darò a quella vecchia strega il doppio del prezzo che chiede e lo farò a pezzi per il camino con la mia...» Una mano gelida, umida, le strinse la caviglia. I denti corrosi si prepararono a mordere per uccidere lei e uccidere il bambino. Si strappò dalla sua stretta, lasciandogli solo la pantofola che lui cercò di masticare e poi risputò. Quando Maddy tornò dall'ingresso, lui era arrivato strisciando fino in cucina, o almeno c'era arrivata la sua parte superiore con la bussola che strideva contro le mattonelle. Quando lei entrò, lui sollevò la testa e in quelle orbite nere sembrò prendere forma una domanda idiota prima che Maddy calasse l'ascia con un sibilo, spaccandogli il cranio, così come lui aveva minacciato di spaccare il tavolino. La testa si aprì in due, riversando sulle mattonelle materia cerebrale che sembrava pappa di avena andata male. Una poltiglia resa tremolante da lumache marine e vermi gelatinosi, che puzzava come un pezzo di tronco spaccato dai gas di putrefazione in un prato in piena estate. Tuttavia le sue mani continuavano ad artigliare e a ticchettare sulle mattonelle con un suono di grossi scarafaggi. Lei calò l'ascia ancora e ancora e ancora. Finalmente non ci furono più movimenti. Un dolore acuto le trapassò l'addome e per un istante lei fu assalita da un'ondata di panico spaventoso. È un aborto. Sto per avere un aborto. Ma il dolore scomparve e il bambino scalciò di nuovo, più forte che mai. Maddy tornò nel soggiorno, reggendo un'ascia che ormai puzzava come trippa per gatti. Le gambe di quella cosa erano riuscite chissà come a raddrizzarsi. «Jack, ti ho amato tanto», disse lei. E abbassò l'ascia con un arco sibilante che spaccò in due il troncone al bacino, tagliò il tappeto e fece conficcare profondamente la lama nel pavimento di quercia massiccia. Le gambe, separate, furono percorse da un lungo tremito convulso e poi rimasero immobili. Lei lo trasportò in cantina un pezzo alla volta. Dopo aver infilato i guanti per il forno e avvolto ogni pezzo nei teli isolanti che Jack aveva conservato nella baracca degli attrezzi e che lei non aveva mai buttato, lui e gli uomini del suo equipaggio li sistemavano sopra le nasse nelle giornate più fredde per impedire che le ragoste congelassero. A un certo punto una mano mozzata cercò di stringersi intorno al suo polso, ma poi allentò la presa. Tutto qui. In cantina c'era una vecchia cisterna inquinata che nessuno usava più da tanti anni e che Jack aveva progettato di riempire. Maddy Pace spostò il pesante coperchio da cemento da un lato. Con l'ombra che cadeva sul pavimento di terra battuta come un'eclisse parziale, poi lasciò cadere i suoi pezzi uno per volta, ascoltando i tonfi là sotto, e infine rimase a posto il coperchio. Rimise a posto il coperchio.
Riposa in pace, bisbigliò, e una vocina interiore le sussurrò di rimando che suo marito stava riposando a pezzi, e allora lei cominciò a piangere. E il pianto si tramutò in urla isteriche, e lei si strappò i capelli e si unghiò i seni fino a farli sanguinare, e pensò: sono impazzita, è questo che succede a... Ma prima che il pensiero fosse completato, Maddy fu colta da uno svenimento che si trasformò in un sonno profondo. E il mattino dopo si sentiva benissimo. Non l'avrebbe mai raccontato a nessuno, però. Mai. Lei sapeva naturalmente che Dave era all'oscuro di tutto questo e che, anche sapendolo, Dave non avrebbe mai detto una parola a nessun altro se lei glielo avesse chiesto. Quindi le bastò tenere le orecchie aperte e capì cosa lui intendesse dire quello che avevano fatto. I morti e le parti di morti che non volevano saperne di starsene fermi erano stati fatti a pezzi con le seghe, così come suo padre aveva fatto a pezzi i tronchi sui due acri di Pop Cook dopo la registrazione del passaggio di proprietà. E poi quei pezzi, alcuni ancora striscianti, mani senza braccia che naspavano ciecamente, piedi staccati da gambe che scalpicciavano sul terreno del camposanto crivellato dalle fucilate come se tentassero di fuggire, tutto era stato innaffiato di gasolio e bruciato. Lei aveva visto il falò fin da casa. Più tardi, l'unica autopompa di Jenny Island aveva diretto il suo idrante sulla pira morente, anche se con il forte vento di levante che soffiava le faville verso il mare, non c'era il rischio che il fuoco si propagasse. Quando non rimane altro che un groviglio carbonizzato e malodorante, e in quella massa c'erano ancora sussulti occasionali, come contrazioni in un muscolo stanco, Matt Arsenault mise in moto il suo vecchio D9 Caterpillar. Sopra la pala di acciaio ammaccata e sotto l'ala del suo berretto, il viso di Matt era bianco come ricotta, e ricoprì quell'infernale spettacolo. La luna si stava levando quando Frank chiamò da una parte Bob Daggett, Dave Emmons e Carl Partridge. «Sto per avere un fottuto attacco cardiaco!» «Oh, andiamo, zio Frank!» «Lascia perdere queste stronzate!» disse il vecchio. «Non ho più molto tempo e non mi sbaglio. Ho visto metà dei miei amici andarsene in questo modo. Molto meglio che farsi spegnere un po' alla volta da qualche cancro. È più rapido. Ma quando finirò sottoterra, io ho intenzione di restarci. Cal, infilami il tuo fucile nell'orecchio sinistro. Il mirino si sporcherà di cerume, ma non ne resterà più dopo che avrai premuto il grilletto. Dave, quando alzerò il braccio sinistro, infilami il tuo 30-30 sotto l'ascella e cerca di farlo alla svelta. Quanto a te, Bobby, puntami il tuo contro il cuore. Adesso reciterò un Padre Nostro e quando dirò Amen, voi tre premerete il grilletto. Zio Frank, riuscì a balbettare Bob. Sembrava vacillare sulle gambe. «Ti ho detto di lasciar perdere!» disse Frank. «E non osare svenirmi sui piedi, razza di fottuta mammoletta! Se devo finire sottoterra, voglio restarci per sempre! Ora vieni qui!» Bob obbedì. Frank fissò i tre uomini che aveva intorno, bianchi in viso come Matt Arsenault quando aveva guidato il suo bulldozer sopra uomini e donne che conosceva fin da quando portava i calzoncini corti. «Non ne ho ancora per molto», disse Frank, «e mi resterà la forza di alzare il braccio una sola volta, quindi cercate di non combinarmi brutti scherzi. E ricordate, io avrei fatto lo stesso per ognuno di voi. Se questo non vi basta, provate a chiedervi se voi vorreste fare la fine di quelli che abbiamo appena finito di sistemare». «Va bene», disse Rocco Bob. «Ti voglio bene, zio Frank». «Non sei l'uomo che era tuo padre, Bobby Daggett, ma anch'io ti voglio bene», disse calmo Frank. E poi, con un grido di dolore,
Sollevò la mano sinistra sopra la testa come un tizio di New York che cerchi in tutta fretta un tassì, cominciando a recitare: Padre nostro che sei nei cieli, Cristo che male, sia santificato il tuo nome, oh figlio di... Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in... così in... Il braccio levato di Frank ondeggiava freneticamente. Dave Emmons, con il fucile piantato sotto l'ascella del vecchio, lo fissava con la stessa attenzione di un boscaiolo che tenga d'occhio un grosso tronco apparentemente deciso a cadere dalla parte sbagliata. Adesso tutti gli uomini dell'isola stavano osservando la scena. Grosse gocce di sudore si erano formate sul viso pallido del vecchio. Le labbra erano tirate sui denti leggermente gialli, ma perfetti della sua protesi. E Dave riuscì perfino a sentirgli l'odore del Polident nell'alito. Così, in terra! Urlò il vecchio. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, o merda, ora per sempre, amen! Spararono tutti e tre contemporaneamente. Poi Cal Partridge e Bob Daggett persero i sensi. Ma Frank non cercò di rialzarsi e camminare ancora. Frank Daggett aveva deciso di restare morto e fu quello che ottenne. Una volta iniziata, quella storia doveva continuare fino alla fine. E così Dave si diede dell'idiota per averla iniziata. Aveva avuto ragione fin dall'inizio. Non era una storia adatta a una donna incinta. Ma Maddie lo baciò e gli disse che se l'era cavata in modo splendido. E Dave uscì con aria un po' rincitrullita, come se fosse stato baciato sulla guancia da una donna che non aveva mai conosciuto prima. E in un certo senso era vero. Maddie lo guardò scendere lungo il sentiero verso la strada sterrata, che era una delle due arterie principali di Jenny Island, e poi girare a sinistra. Alla luce della luna sembrava ondeggiare leggermente. Forse tremava per la stanchezza, pensò lei, o per lo shock. Il suo cuore lo abbracciò tutti loro. Aveva provato l'impulso di dire a Dave che lo amava e di baciarlo sulla bocca invece di sfiorargli la guancia con le labbra, ma lui avrebbe potuto ricavarne un'impressione sbagliata, anche se lei era incinta di 5 mesi e lui era stanco morto. Ma lei lo amava. Li amava tutti quanti, perché avevano affrontato un inferno che lei intuiva solo vagamente, e superando quell'inferno avevano reso l'isola un luogo sicuro per lei, un luogo sicuro per il suo bambino. Sarà un parto in casa, disse sottovoce, mentre Dave spariva dietro il profilo scuro dell'antenna parabolica dei Pulsifer. I suoi occhi si levarono verso la luna. Sarà un parto in casa e tutto andrà benissimo. Beh, il racconto è finito qui. L'ho trovato meno kinghiano del solito, e voi cosa ne pensate? È anche vero che comunque in un'antologia in cui tutti gli autori hanno scritto una storia che va dalle 7 a 25, 11 pagine, Stephen King te ne fa una di 34. Deve sempre farsi distinguere. Deve essere sempre il più prolisso di tutti. In questo è difficile da battere. Spero di avervi tenuto compagnia anche oggi con la mia voce, con la mia compagnia. Sì, è una ripetizione, lo so, ho sbagliato. Con il mio racconto, e
Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate della storia, della narrazione. Ho fatto tantissimi errori anche stavolta, lo so. E ci vediamo al prossimo episodio di No Edit. Ciao, buona giornata o buonanotte se stai andando a letto.